Salve ragazzi e benvenuti all'ultima puntata della nostra carriera allenatore con il West Ham. Allora signori, quest'oggi, appunto come già detto nelle scorse puntate, andremo a fare un recap generale di tutta la nostra rosa per, diciamo, osannare al massimo, questa stagione che è stata veramente incredibile. Quindi andiamo subito nella rosa e andiamo a parlare appunto dei giocatori uno per uno. Allora, chiaramente partiamo dai portieri. Abbiamo Lunin che è stato il nostro numero uno, è cresciuto di 5 punti overall fino ad arrivare ad essere un 83. Per lui 55 presenze in tutte le competizioni e media voto di 6,7. Poi continuando abbiamo Trott, vabbè, che è stato il nostro terzo portiere, sceso in campo solamente 2 volte in Coppa Internazionale Europea, però nonostante questo è salito anche lui di 2 punti overall. Invece Martin, 36 anni, ha perso 4 punti overall. Mamma mia, sono tanti perdere, tanto perdere 4 punti. Comunque andiamo avanti con Hen, il nostro secondo portiere, che è arrivato dal Bayern Monaco. Forse mi aspettavo che crescesse un po' di più, però comunque 3 punti overall nell'arco di una stagione in cui appunto è sceso in campo solamente 11 volte non è neanche poco per lui. Media voto di 6,6. Adesso iniziamo con i terzini sinistri. Partiamo da Reguilón, 25 anni, ha guadagnato 4 punti overall, è diventato un 88, tantissimo. 37 presenze, un gol in Premier League e un assist, media voto di 6,7. Poi abbiamo Burgess, che teoricamente è il nostro terzino sinistro, però la maggior parte delle partite che ha fatto quest'anno sono state appunto partite fatte come difensore centrale, visto che a causa degli infortuni appunto è dovuto scendere in campo lui sia a destra che a sinistra. Molto bene, comunque è stato molto bravo e efficiente, 25 partite, addirittura anche un gol in Premier League e media voto di 6,7. Ottima stagione, 5 punti overall in più. E comunque lui è il primo della nostra rosa che appunto è stato preso dal nostro settore giovanile. Poi proseguiamo con Nuno Tavares, terzino sinistro, 22 anni, portoghese, ha guadagnato anche lui 5 punti overall, è diventato un 80, 32 presenze in tutte le competizioni, un assist in Premier e media voto anche per lui di 6,7 nel complesso. Adesso iniziamo con i difensori, si parte da Alessandro Bastoni, 4 punti overall per lui, 23 anni, 29 presenze, un gol in Champions, gol molto importante fatto contro l'Atletico in semifinale, poi 7,2 di media voto complessiva. Proseguiamo con Alisi, lui è un giovane che appunto non è mai sceso in campo, però nonostante questo ha guadagnato 3 punti overall. Poi andiamo avanti con Kumbulla, che purtroppo adesso è ancora infortunato, però per lui 31 presenze, un assist addirittura, media voto nel complessivo di 7 e ha guadagnato 3 punti overall. E purtroppo a causa dell'infortunio, appunto solamente 3, visto che se non fosse stato infortunato, penso che anche lui poteva essere un 85 o comunque anche un 86 adesso. Poi abbiamo Zagadou, anche lui a inizio anno si è infortunato, è diventato un 83, ha guadagnato 3 punti overall, 27 partite nel complesso con 7 reti inviolate e 7,2 di media voto. Poi abbiamo Saliba, anche lui è arrivato quest'anno, 21 anni, difensore centrale, più 5, tantissimo, 81 di overall, 29 presenze, 2 cartellini gialli, siamo una piccola pecca, e poi media voto tonda tonda di 7. Adesso passiamo ai terzini destri, si parte con Ben Johnson, il nostro terzo terzino destro, per lui solamente 7 presenze, media voto però di 6,2, che diciamo non è manco male. La cosa bella è che è salito di 4 punti over senza mai appunto scendere in campo, comunque solamente qualche partita. Lui diciamo stava già da inizio anno, non fa parte del nostro settore giovanile. Poi abbiamo Ashby, anche lui mai considerato, mai sceso in campo, scozzese, più 2 anche per lui. Vabbè, diciamo è sempre bello vedere che appunto i nostri uomini, qui i nostri giocatori crescono anche se non scendono in campo. Poi continuiamo con i due più forti, in pratica il terzino destro titolare Diogo Dalot, 23 anni, portoghese anche lui come Nuno Tavares, e più 4 punti overall, è diventato un 82, 34 presenze, un gol, 4 assist e 6,6 di media voto. Poi andiamo avanti con Ryan Fredericks, 31 partite nel complesso, lui purtroppo non è salito manco di un punto over, però
visto che ha 29 anni, è anche buono che non sia sceso manco di uno. Comunque, per lui 2 assist e 6,7 di media voto. Iniziamo adesso con i centrocampisti. Si parte con Camavinga, 19 anni, ha guadagnato 4 punti overall, è diventato appunto un 80, 40 presenze in tutte le competizioni, 13 gol, 17 assist, un cartellino giallo e 7,8 di media voto. Lui, diciamo, per il momento è quello che ha preso il voto più alto. Proseguiamo con il nostro centrocampista più forte, Fabian Ruiz, 26 anni, spagnolo, un 88, ha guadagnato 4 punti overall, 41 presenze, 8 gol, 20 assist, 11, vabbè, reti inviolate, vabbè, questo non conta tanto, e poi 7,7 di media voto, anche lui quasi 8 come Camavinga. Poi Bellingham, lui diciamo il centrocampista che abbiamo appunto dall'anno scorso, fortissimo anche lui, 38 presenze, ha ancora 18 anni, ha guadagnato 5 punti overall, è un 78, 8 gol, intanto mi è arrivato un messaggino, ma a noi poco interessa, 7 assist e 7,3 di media voto. Adesso tocca al nostro capitano Declan Rice. Lui è cresciuto solamente di più a causa però purtroppo di tutti gli infortuni che ha avuto. Lui appunto si è infortunato spesso in questa nostra carriera, addirittura per una volta 7 mesi e un'altra 3 mesi, quindi è molto sfortunato. Comunque 23 anni, 33 presenze quest'anno, neanche un gol, strano, 3 assist però e 7,2 di media voto. Continuiamo con Coventry che essendo una terza scelta appunto ha fatto nonostante questo 23 presenze, che è tantissimo, è sceso in campo in tutte le competizioni, purtroppo neanche un gol ma 5 assist e 6,8 di media voto. Lui adesso è un 66, 3 punti overall in più per lui. Poi andiamo avanti con il nostro Tato Mokeke, 31 anni, quindi diciamo non il massimo, però 14 presenze quest'anno per lui, 2 gol addirittura, uno in Champions, poi un assist e 6,8 di media voto. Adesso passiamo ai trequartisti, iniziamo con Pablo Fornals, 46 presenze, è diventato un 87, appunto, ha guadagnato 4 punti overall, appunto 46 presenze, 29 gol, 49 assist che sono tantissimi, 12 reti inviolate e soprattutto 8 di media voto. Adesso è lui quello che appunto momentaneamente, prima di leggere tutto il resto della lista, ha il voto più alto di tutti. Poi andiamo avanti con Szoboszlai, 51 presenze, è diventato un 84, è salito di 7 punti overall, che è tantissimo. Crescere di 7 punti in una sola stagione è veramente tantissimo. Poi, diciamo, la cosa bella è che ha ancora 21 anni, ungherese, appunto 51 presenze, 26 gol, 31 assist e 7,6 di media voto. Anche lui stagione impressionante, sicuramente il COC migliore che appunto potevo sperare. Poi diciamo, continuiamo con Haynes, lui diciamo il giovane Haynes, anche lui fa parte del nostro settore giovanile, più 4 di overall, ha ancora 16 anni, è già un 68, quest'anno solamente una partita in Premier, se non sbaglio la penultima giornata, l'ultima, qualcosa del genere, però in quella sola partita un gol e 2 assist, media voto di 9,8, quindi lui ha la media voto più alta di tutta la squadra. Adesso si parte con gli attaccanti, nello specifico con le ali sinistra. Abbiamo Ansu Fati che con soli 19 anni è già un 87, quest'anno ha guadagnato ben 5 punti overall, 44 presenze in tutte le competizioni, 21 gol e 14 assist e 7,2 di media voto. Anche lui sempre un giocatore fondamentale per il nostro attacco. Poi abbiamo appunto il suo sostituto Giovanni Reina, anche lui 19 anni, però lui è un 82 ma è cresciuto di 6 punti overall, tantissimo, 34 presenze, 13 gol, 5 assist e tondo tondo 7 di media voto. Poi abbiamo il giovane Luis Nil, per lui solamente 2 presenze in Premier League, però 2 gol e 8 di media voto. Lui è un 69, ha preso ben 3 punti overall. Poi abbiamo qui Amadou Diallo che non è mai sceso in campo, però è salito comunque di più 4. Adesso si passa alle ali destre, partiamo con l'ala destra titolare Bowen, l'uomo che
è riuscito a sbloccare la finale di Champions, 25 anni, 1,86, ha guadagnato 5 punti overall, che per un 25enne non sono neanche pochi, 50 presenze per lui, 21 gol, 10 assist e 7,1 di media voto. Poi eccolo qui, l'uomo della finale, l'uomo del gol contro il Liverpool nella scorsa puntata, Doku, 20 anni, belga, 1,81 di overall più 5 come appunto overall guadagnato. Poi 37 presenze, 10 gol, 8 assist e 6,8 di media voto. Poi abbiamo il giovane Alexander Van der Velden, per lui addirittura 12 presenze, fa parte anche lui del nostro settore giovanile, appunto 4 gol, 2 in Premier, 1 in FA Cup e 1 in Champions, un assist in Premier e 6,6 di media voto, anche lui è sicuramente il futuro di questa squadra. Poi vabbè, qui abbiamo Kemp, 23 anni, inglese, ha guadagnato 4 punti overall, quindi è un 63, però diciamo non è mai sceso in campo manco lui. Adesso passiamo al piatto forte, cioè al centravanti, ai centravanti, si inizia con Malen. Lui, 23 anni, olandese, 84 di overall, ha guadagnato 4 punti overall da quando è arrivato dal Manchester City. Per lui 47 presenze, 61 gol in tutte le competizioni, 13 in Champions, 35 in Premier, 2 in Carabao Cup e 11 in FA Cup. Poi 37 assist, 23 in Premier, 13 in Champions, 2 in Carabao Cup. Scusate, uno in Carabao Cup, ho perso il segno, uno in Carabao Cup e 7 in FA Cup, con media voto complessiva di 8,4. Quindi raga, se escludiamo Haynes, lui è sicuramente il giocatore con l'overall più alto di tutta la nostra stagione. Ma non è finita qui, perché abbiamo il nostro Michel Antonio, 32 anni, è cresciuto di 2 punti overall. In realtà era cresciuto anche di 3, perché era diventato un 80, però purtroppo è sceso, è diventato un 79. Però comunque a 32 anni appunto crescere di più 2 è tantissimo. Comunque per lui 49 presenze, 42 gol, 29 assist e 8 di media voto. Anche per lui stagione incredibile, decisivo in Champions. Lui appunto ha segnato in ogni competizione, perché appunto ha fatto 3 gol in Coppa Internazionale Europea, quindi la Coppa Estiva, vabbè, 6 gol in Champions, 27 in Premier, 2 in Carabao Cup e 4 in FA Cup, ma vi dico di più, ha fatto addirittura 2 assist in Coppa Estiva, 4 in Champions, 19 in Premier, 3 in Carabao Cup e 1 in FA Cup. Anche per lui, anche quest'anno per lui, stagione incredibile e impressionante. E infine raga, qui come fanalino di coda abbiamo il giovane Afoleyan, che a 24 anni ha guadagnato 3 punti overall ed è diventato un 64. Per lui 9 presenze, un gol in Champions e un assist in Premier League, 6,8 di media voto. Quindi raga, appunto, il giocatore che è cresciuto di più punti overall è stato Szoboszlai, che addirittura ha guadagnato 7 punti overall in una sola stagione. Eccolo qui, il nostro Dominik Szoboszlai. Poi raga, il giocatore che ha fatto più gol è stato Malen, chiaramente 61 reti. Poi abbiamo Antonio, Fornals e Szoboszlai, vabbè, poi a scendere tutti quanti. Poi invece quello che ha realizzato più assist in tutta la stagione è stato ovviamente il nostro Pablo Fornals con 49. Quindi raga, perfetto, io teoricamente posso concludere qui, non devo fare più nulla. Diciamo l'obiettivo appunto di questa puntata era semplicemente questo, parlare appunto di tutta la nostra rosa che è stata veramente fantastica quest'anno. Voglio solo fare una piccola cosa, praticamente, visto che voglio che qui resti la formazione titolare, voglio mettere il nostro Kumbulla, anche se infortunato, al posto di Saliba. Perfetto, diciamo, per una questione di completezza era giusto mettere lì il nostro Kumbulla, che sfortunatissimo a subire quell'infortunio proprio a fine stagione, che purtroppo gli ha impedito di festeggiare insieme ai compagni sul campo. Quindi raga, io arrivo giusto al 1° di giugno e appunto mi fermo. Perfetto raga, non è il primo ma è il 2° di giugno, però quello che conta appunto era arrivare a giugno. Quindi raga, io posso fermarmi qua, posso salutarvi per questa carriera, questa seconda carriera fatta sul mio canale. Sicuramente ne arriverà un'altra, molto probabilmente, non so se arriverà subito, ma sono certo che arriverà, sempre su FIFA 21, chiaramente, visto che siamo ancora a inizio anno in un certo senso, quindi
siamo a posto. Però vorrei iniziare un progetto molto differente da quello lì fatto sia con la Samp che con il West Ham. Diciamo che West Ham e Samp teoricamente erano progetti simili, appunto portare una squadra che teoricamente è da metà classifica, portarla appunto sul tetto del mondo. Abbiamo fatto la stessa cosa sia con la Samp che con il West Ham. Con la Samp ci abbiamo messo 2 anni in più, con il West Ham al secondo anno già abbiamo fatto tutto, però alla fine il progetto era quello, era simile. Perfetto, raga, detto ciò penso che posso fermarmi qua, non posso far altro che ringraziarvi per come è andata questa carriera. Vi do appuntamento alla prossima o comunque ai prossimi video. Vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.